Cioè, una centrale nucleare costa 6 miliardi. Ormai è accertato che costa 6 miliardi di euro. Abbiamo una fame incontenibile di energia. L'energia è assolutamente collegata con la civilizzazione, con la qualità della vita delle persone. Perché sono 500 milioni un impianto da un gigawatt a turbogas. Per fare un esempio, quando il petrolio costava veramente poco, quindi avevamo a disposizione un'energia a basso prezzo, è stato il momento più florido per l'umanità. Si sono potuti istituire il welfare o lo statuto dei lavoratori. Quindi l'energia a basso prezzo permette molta più libertà agli umani. Noi siamo veramente oppressi da quello che sono i combustibili fossili, sia per il degrado ambientale, sia per il ricatto sociale, geostrategico, geopolitico che conducono con sé. Il vento è una risorsa immensa, non quello di superficie, diciamo fino a 100 metri, perché questo flusso d'aria viene rallentato, frenato da quello che possono essere le montagne, gli alberi, le case. Il vento di 6-7 metri al secondo è un vento non frequente a livello del suolo, ma diventa la media, il vento medio disponibile a 1.000 metri. Mancava appunto il metodo per estrarre questa energia. Quello che state vedendo alle mie spalle è il Kaizen Stem, che è formato da una struttura di sostegno della sala macchine e dal famoso braccio di sostegno e manovra delle ali. Dalla punta dello stem partono le funi che vanno al vero e proprio elemento che interagisce col vento, che è l'ala, o detto kite o anche aquilone, anche se impropriamente. Quindi una vela appesa trascina veramente il braccio nella direzione e poi la vela inizia a decollare. All'inizio, abbastanza lento, faticoso, arriva a incontrare una quota con un vento più sostenuto e a quel punto l'ala inizia decisamente a tirare le funi. Gli argani, gli alternatori sono come la dinamo di una bicicletta che, quando viene messa in rotazione, produce appunto questa energia elettrica. Il movimento del kite sarà molto ampio, farà questi otto nel cielo per poter intercettare il più possibile il vento fresco e indisturbato e ci farà svolgere le funi fino alla massima estensione. Ci ritroviamo a un certo momento a non avere più delle funi avvolte sugli argani. Quindi bisogna in qualche modo resettare la macchina per poter riniziare il processo dall'inizio. Noi riportiamo giù l'ala dai 2.000 metri raggiunti col volo precedente fino magari a 1.000 metri, a 400 metri, per poter poi riniziare il ciclo produttivo. Tutto il macchinario del Kaizen gestisce in modo indipendente la fune di destra dalla fune di sinistra ed è proprio questa caratteristica meccanica della sala macchine che ci ha permesso di introdurre e provare la scivolata d'ala. Mettere l'ala in scivolata d'ala vuol dire tirare solo una fune e questa inizia a sbandierare e a venire giù rapidamente. Rimettendo le funi pareggiate, l'ala riprende la sua configurazione di volo. Questo ciclo si ripete in modo continuo, dove i tempi di trazione sono nell'ordine dei minuti e
e i tempi di recupero sono nell'ordine delle decine di secondi. Questi sono le batterie di supercondensatori che servono per stabilizzare l'uscita della produzione energetica del Kaigen. In pratica dall'esterno la rete vedrà un flusso continuo di energia. Possiamo vedere qui le pulegge alla base dell'albero che mandano verso la sala macchine le funi assiali del braccio che provengono direttamente dal kite. Tutto il materiale, tutto l'equipaggiamento tecnico è in rotazione assieme al vento. Le difficoltà importanti sono che sono subito sembrate insormontabili erano appunto il problema di condividere lo spazio aereo con l'aviazione. Però dopo aver ragionato brevemente su questo problema abbiamo capito che per esempio le centrali, le installazioni industriali di una certa pericolosità hanno uno spazio aereo chiuso. Le vele definitive saranno completamente rinnovate come disegno, come materiali e come struttura. Avremo delle vele specializzate per la produzione di energia, non per il divertimento o lo sport. L'ultimo tassello che è ancora nella scatola è il controllo che dovrà essere testato sul campo. Alcune parti del controllo sono già state collaudate e sperimentate sul prototipo. Adesso ci mancano delle fasi abbastanza impegnative come il decollo, ma anche per il decollo abbiamo almeno 5 soluzioni diverse per poter fare un decollo in sicurezza. Se c'è vento di terra, e quello che c'è in questo momento potrebbe già bastare, la vela si alza e si solleva da sole. Utilizzare lo stem che dà dei brevi impulsi di trazione all'ala in modo tale che questa possa, impulso dopo impulso, guadagnare quota. Unire a questi impulsi di trazione, sempre in assenza di vento, anche dei movimenti di brandeggio del braccio. E l'utilizzo di un pallone gonfiato a elio, ma che serve solo brevemente una fase per sollevare le funi e in un transitorio breve solleva l'ala, dopodiché il pallone viene ritirato. L'ultimo metodo è di usare dei ventilatori che supplementano il vento di terra e permettono di fare un decollo totalmente artificiale. Kaigen ha già funzionato nel 2006 con un prototipo adatto alle attività di ricerca. Devo dire, dei guasti che ho avuto mi facevano addirittura piacere, ovvero le pulegge nelle quali passano le funi che si scaldavano oltre 250 gradi per la fatica, per lo sforzo. Questo vuol dire che eravamo di fronte veramente all'energia che fluiva, che arrivava. Poi abbiamo rotto moltissimi kite che esplodevano letteralmente in aria per lo sforzo, e questo ci ha fatto capire di nuovo nella stessa direzione che l'energia c'era e che dovevamo comunque trovare dei presidi, dei metodi per proteggere l'attrezzatura. Pian pianino si è formata questa convinzione di essere di fronte a una novità assoluta, un'opportunità incredibile, un'opportunità di produrre un'energia a dei costi mai visti fino ad oggi. Qui possiamo vedere forse uno dei pezzi più pesanti della struttura del Kaigen. Questo vuol dire che questa macchina può essere facilmente portata in territori di difficile accessibilità con dei mezzi normali. Il concetto è del Kaigen disinnesca tutta quella problematica paesaggistica e devo dire anche l'accaparramento
un po' avido dei siti che è avvenuto nel meridione, perché col Kaizen va bene qualsiasi luogo. Questa macchina deve produrre i 3 megawatt nominale con il vento medio che riusciamo a trovare qui in quota su questo sito. Se pensiamo all'idroelettrico, può essere fatto solo in luoghi dove ci sono bacini naturali o dove si possono realizzare dei bacini di accumulo per l'acqua. L'eolico ha bisogno di siti ventosi. Per il Kaizen il problema è quello di essere nella zona temperata, quindi tutta l'Europa è andando a zoomare le zone industriali, le zone degradate, possono ospitare liberamente il Kaizen. Se non c'è vento sufficiente a 1000 metri, si può salire a 2000 e così via, in modo tale da poter avere a disposizione sempre la stessa quantità di potenza da erogare in rete. Il vento di alta quota, pur essendo presente con costanza, con più costanza e più intensità rispetto a quello di terra, può anche mancare per brevi periodi. Ma non siamo molto diversi, producendo 6.000 ore l'anno, non siamo molto diversi da una centrale a carbone o da un impianto nucleare, perché l'impianto nucleare in ogni caso ogni 2 anni deve essere fermato e per 3 o 4 mesi si cambiano le barre di combustibili. Una torre eolica installata nei pressi di Linate, e dico Linate perché da Linate abbiamo tutti i dati del vento dettagliati, lavorerebbe 70 ore all'anno, quindi 70 ore su 8.760. A Linate il Kaizen potrebbe produrre migliaia di ore, 4.000 ore senza problemi andando.